sociale vincerà la sua scommessa se la vincerà nelle città e nelle regioni. Le città e le regioni sono il luogo nel quale vediamo il volto delle persone, le persone che si attendono le risposte concrete ai propri bisogni, e questa scommessa per i socialisti sarà una scommessa anche di successo se saremo in grado di calare nelle attività e nella concretezza dell'azione locale e regionale una risposta a questa sfida. I giovani non ci chiedono soltanto un posto di lavoro, non un posto di lavoro qualunque, ci chiedono di avere un progetto sul proprio futuro, il diritto alla mobilità, il diritto ad un investimento sulla propria vita, il diritto di realizzare quello per cui hanno studiato, il diritto di essere protagonisti al cambiamento nell'era digitale e globale. I fenomeni migratori ci aprono uno scenario non solo di accoglienza nelle nostre società, ma anche di redistribuzione tra nord e sud del mondo. Le città e le regioni si misurano su tutto questo. Allora, il pilastro sociale può essere un elemento non solo distintivo, non solo un pezzo dell'agenda politica, ma anche il luogo di un'elaborazione innovativa dei socialisti e dei progressisti in Europa.